e pace per i docenti precari della scuola secondaria. Il tentativo del Ministero dell'Istruzione di mettere ordine fra i vari elenchi dalle GAE alla terza fascia potrebbe innescare malcontenti e soprattutto ricorsi. L'avvocato Michele Bonetti ci spiega i dettagli del nuovo provvedimento a cui sta lavorando il MIUR. L'atto governativo 377 prevede un nuovo sistema di reclutamento per la scuola secondaria, che così consiste in tre prove successive tra loro: una prima prova scritta, una seconda prova scritta e una terza prova orale. All'esito di queste prove, chi supera queste tre prove si cimenta in un percorso triennale. Il primo anno vi è un diploma di specializzazione, il secondo anno e il terzo anno vi è una sorta di sistema di natura di formativa e di tirocinio per un biennio in cui gradualmente si viene anche inseriti nella scuola, in cui questi soggetti al termine passano anche delle ulteriori prove intermedie e vengono graduati alla fine in un'ultima graduatoria, da cui secondo il proprio ordine di riuscita verranno assunti nei vari ambiti territoriali e via discorrendo. Questo è il nuovo sistema di reclutamento per la scuola secondaria. Poi all'atere vi è un articolo, che è l'articolo 17 di questo atto governativo, ripeto il numero 377, che prevede una fase transitoria, che ovviamente si occupa di tutti i soggetti che si sono già abilitati nelle more tramite i pass, i TFA e via discorrendo, e tutti i soggetti che sono già precari della scuola che hanno superato i 3 anni di servizio. In alcuni casi queste due categorie si fondono, quindi vi sono dei soggetti spesso anche abilitati con più di 3 anni di servizio. Che cosa prevedeva questo articolo 17 sin ad oggi, prima del parere definitivo della Camera e del Senato, proprio su questo aspetto più discusso che è la transitorietà di questo nuovo sistema? Prevedeva che i soggetti muniti di abilitazione potessero accedere direttamente all'esame orale. Diversamente, i soggetti della terza fascia con più di 3 anni di servizio potevano accedere a una sola delle due prove scritte, esattamente la seconda, e all'orale. È intervenuto poi successivamente questo parere della Camera e del Senato, che sostanzialmente sono equivalenti. Che cosa dice il parere della Camera e del Senato su sollecitazioni delle varie associazioni del movimento degli insegnanti MIDA e ADIDA? Il parere è nel seguente senso: di istituire una prossima graduatoria di natura ad esaurimento su base regionale per tutti i soggetti muniti di abilitazione. Questa graduatoria verrà, passatemi il termine, graduata in virtù del criterio del servizio, quindi l'attività lavorativa già prestata presso le scuole anche paritarie, verrà graduata in virtù dei titoli e verrà graduata in virtù del risultato ottenuto in un esame orale. All'esito, questi soggetti verranno progressivamente chiamati per l'assunzione in ruolo da questa graduatoria e verranno messi a disposizione tutti i posti disponibili da un determinato anno in poi. Successivamente, in ordine decrescente, quando si andrà verso l'esaurimento di queste graduatorie, si chiameranno dalla terza fascia di istituto tutti i soggetti con oltre 3 anni di servizio che nelle more si sono sottoposti a un concorso definito dalla Camera e dal Senato di natura riservato e speciale, quindi sulle loro peculiarità. Come si inquadra questo nuovo meccanismo, questi nuovi elenchi, tra virgolette, con il meccanismo già preesistente e esistente delle graduatorie ad esaurimento? Continueranno le chiamate al 50%, così come prevede la legge, dalle GAE. Il parere della Camera e del Senato dice anche che continueranno le chiamate al di là dei limiti del 10% previsti dalla norma per quanto concerne le graduatorie di merito, e quindi questi tre meccanismi in qualche maniera si potrebbero incrociare.
lo stesso parere della Camera e del Senato dirime la questione dicendo che man mano che i soggetti di questa graduatoria regionale vengano chiamati per l'assunzione, ovviamente saranno espunti dalle altre varie graduatorie, ad esempio la graduatoria di istituto, dove sono già presenti. Il concorso, così come strutturato dall'atto normativo 377, è particolarmente farraginoso. Un sistema più è farraginoso e più si presta ad essere oggetto di contenziosi. A nostro avviso questa fase transitoria viene resa leggermente più snella, ma rimane comunque un sistema molto complesso. Tradotto in poche parole, adoperando una citazione di Calamandrei, a pensieri chiari corrispondono idee chiare.